pazzo di sta maglia, fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Ma ti ricordi il foglio di Pasquale Marino? Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C, non rumba un cazzo a KTCB. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Ok, buonasera a tutti. Terza giornata di campionato. Oggi il Foggia giocava contro la Vibonese e già sapendo che nel pomeriggio il Lecce aveva vinto, quindi era a 9 punti e eravamo chiamati a vincere anche noi per poterlo raggiungere. L'avversario non era proibitivo e quindi siamo riusciti a portare a casa questa vittoria 3-0. E andiamo a commentarla con tutte le persone che ci sono adesso collegate e chiunque altro voglia chiamare. C'è adesso, vedo Manuel, Cristian e Biagio nel frattempo. Buonasera a tutti. Un saluto. Ciao. Buonasera, ciao. Allora, io partirei proprio con Manuel dalla Germania. Manuel, come hai visto questa partita? Come, insomma, dacci la tua opinione, un commento alla gara. Sì, io ho visto un Foggia veramente all'assalto il primo tempo. Abbiamo giocato secondo me molto bene, ci servivano altri 3 punti per poter cercare di, insomma, di agguantare il primo posto, l'abbiamo fatto. 3 vittorie, cioè 3 partite, 3 vittorie, 9 punti che prendiamo e mettiamo in cascina. Ho visto sicuramente un Foggia a senso unico al primo tempo. Per il primo tempo ho visto comunque il Foggia che attaccava, cercava di segnare, poi alla fine quando fai un assalto prima o poi il gol arriva. E così è stato. Naturalmente i tiri più importanti, secondo me, le azioni più importanti sono tutte quante partite da Angelo, che ha fatto cross interessanti, anche perché poi si sa comunque Angelo e Salno si conoscono, diciamo, a memoria, visto che comunque giocano dall'anno scorso. Sono molto contento. Se dovessi fare una nota di demerito, non so, non mi convince molto Emperor. Nel confronto c'è Emperor e questo Rubin, ho visto veramente poco, io li ho visti poco entrambi. Cristian, invece, diciamo, rimanendo nel generale, quanto di nuovo ti sembra di vedere nel gioco di Stroppa, sia rispetto alle altre 2 partite che abbiamo giocato che rispetto al suo predecessore, considerando che è una specie di contrappasso, no? Ieri sera De Zerbi ha esordito in Serie A con 0-3 e oggi noi abbiamo vinto 3-0. Un'ottima visione questa. Ho visto la partita De Zerbi. Sì. Si sarà fatto l'abbonamento sportivo. Beh, sicuramente avrà rivisto molte cose del suo gioco se ha visto la partita Roberto De Zerbi questa sera, perché almeno a mio parere gli schemi non è che siano cambiati tantissimo. Se di schemi possiamo parlare, addirittura nel primo tempo ho visto un Foggia che un po' tentava ancora di prendere bene le misure, però poi ha trovato la sua strada, anche perché, voglio dire, a livello individuale tecnicamente i giocatori sono superiori. Probabilmente Stroppa si sta concentrando sull'aspetto fisico e come giusto che sia, ma diciamo che finché squadra vince probabilmente non si cambia, non so come si dice. A me sembra comunque un'ottima squadra questa, finora lo sta dimostrando, facciamo i dovuti scongiuri, ma a me sembra che la partenza sia delle migliori. E preservare questo clima e questa cosa credo che sia fondamentale per Stroppa adesso. Biagio, sì, ci sono. Siamo te, quindi tutti hanno detto con l'arrivo di Stroppa adesso saremo più concreti, meno spumeggianti, però ci portiamo a casa i risultati, e effettivamente per il momento questo sta dicendo il campo. Secondo te è davvero così o diciamo viviamo dello strascico di De Zerbi e ancora come se questi risultati fossero ancora a carico della precedente gestione? No, tutto quello che vediamo è merito dei ragazzi e di come hanno loro interpretato il calcio in queste prime partite. Io, l'abbiamo detto già la volta scorsa, vorrei ricordarvi che siamo stati veramente in una situazione, soprattutto i ragazzi, psicologica molto molto difficile.
quello che è successo ad agosto è incredibile, non me lo ricordo. Fa il pari con quando nei mesi di luglio di qualche anno fa non riuscivamo a sapere se avevamo i soldi per iscriverci. Siamo a questo livello, questo è il livello di pressione, anche peggio. Questa squadra è stata rivoluzionata in alcuni comparti. Se notate bene, i giocatori che stanno meglio interpretando il gioco sono quelli che venivano già dallo scorso anno. Ritengo che siano riusciti a interpretare meglio il campionato di Serie C. Noi abbiamo fatto 3 partite contro 3 squadre, tutto sommato non fortissime, cosa che si sono chiuse in difesa come ha fatto oggi la Vibonese, e noi stranamente invece di faticare per fare un gol o faticare per portare a casa il risultato, qualche volta perdere, noi questa volta abbiamo vinto 3-0, 2-1, 2-1, cioè... io credo che il merito di Stroppa, e bisogna riconoscere perché ormai è alla terza partita, sia stato quello di interpretare il gioco come un gioco più da serie C. Ha fatto calare il possesso palla, l'abbiamo fatto alla fine quando stavamo 3-0 e dovevamo evitare di avere sorprese. Questo è il... una nota tecnica, mentre parlavo, visto che ci hanno chiamato, se ci richiama l'amico lo facciamo intervenire, grazie. Allora, a questo punto io ho una domanda flash che farei proprio con risposta rapidissima a tutti e tre. Cioè, secondo voi questo campionato, con tutte le ripescate, non è molto più scarso a livello tecnico di quello del precedente? Cioè, ci sono molte partite con squadre improponibili e sembrano quasi più squadre di Serie D che squadre di Serie C. Cioè, questo non può creare un solco veramente tra la prima parte della classifica e la seconda e rischiare di far perdere punti contro queste squadre? Magari uno prende un pareggio con la Vibonese, quelli sono 2 punti che poi si piange a fine campionato. Posso rispondere io? Vai. Cioè, secondo me non è proprio così, nel senso, ci sono sicuramente in mezzo a queste squadre qualcuna che si è o rafforzata, perché comunque fa un gioco che almeno io non mi aspettavo già da queste prime 3 partite, poi magari c'è il campionato di nuovo da qui a fare previsioni, però insomma il Taranto non si sta comportando malissimo, eppure è una squadra ripescata, mi aspettavo molto peggio. Stessa cosa per il Catania, pensavo che esprimesse un gioco migliore quest'anno, in realtà mi sta un po' deludendo. Sarà un campionato un po' difficile da interpretare, forse dovremmo anche riuscire a eliminare un po' i retaggi dell'anno scorso e pensare che ogni squadra va affrontata di nuovo con il giusto approccio, che è sempre quello di portare i 3 punti al di là di chi poi li hai in campo, insomma, contro, immagino. Christian, c'è un Christian Junior che non so, forse si distingue da te, che in chat ci dice: potevamo fare di più, manca una signora punta. Come? Allora, Christian Junior dice: potevamo fare di più, manca una signora punta. Cioè, a prescindere dal 3-0, comunque abbiamo avuto molte occasioni, abbiamo perse perché non abbiamo una punta, o quella che abbiamo non è ancora, quelle che abbiamo non sono al massimo. Beh, comunque, posso aggiungere una cosa? Sì. Penso che, signore, sulla punta c'è da fare una puntata a parte, perché si andrebbe a toccare gli acquisti e potremmo parlare veramente moltissimo sulla questione della punta. Quindi è un tasto che secondo me cioè un argomento interessante quello che ha introdotto il nostro amico, perché sì, effettivamente la punta serviva, però adesso io ripongo molte fiducia su Padovan. Apro e chiudo parentesi. Però ecco, a questo proposito voglio dire, cioè Mazzeo è un centravanti più manovratore, no? Questo mi sembra chiaro, perché sì, viene a prendersi palla anche dietro. Padovan partirà sempre dalla panchina, o ci saranno, perché Mazzeo l'abbiamo pagato a fior di quattrini, o ci saranno anche delle situazioni in cui potrebbe essere lui il titolare? Ma, Bianca. A chi era la domanda? A te. A me. Ma senti, secondo me, per quello che riguarda Mazzeo, lui sa fare anche un gioco di appoggio che a noi serve in avanti. Noi ci troviamo spesso contro squadre che si chiudono tantissimo,
E questo determina un grosso problema, perché le squadre che si chiudono molto devono essere scardinate. Mazzeo magari non ha segnato un gol oggi, mi fa piacere, un paio se li è mangiati, forse anche di più calcolando tutte le partite, però fa un lavoro che poi è utilissimo. Quindi io avrei dei dubbi a sostituire Mazzeo. Padovan può essere utile quando manca, perché prima o poi qualche punta la devi pure sostituire, e noi adesso abbiamo altre due partite in pochi giorni, può darsi che qualcuno non regga fisicamente ed è bene avere un altro per la sostituzione, ma io non me la sentirei di togliere Mazzeo. Cristian? No, secondo me semplicemente sì, è vero, cioè ci manca la punta, nel senso che Mazzeo ancora non è in forma, ha giocato pochissimo, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, deve ancora prendere le misure, deve comunque, è l'ultimo arrivato, e poi come è arrivato come l'acquisto del Foggia fondamentale, c'è tutta la pressione addosso, comunque bisogna dare un po' di tempo a questi ragazzi, ma io sono convinto che comunque, cioè di sicuro stupidaggini finora non ne ha fatte, si è fatto trovare lì, anzi si sta comportando anche abbastanza bene per essere appena arrivato. Questo non esclude che secondo me come diceva Manuel, Padova è un ottimo sostituto che sicuramente può e potrà sostituire Mazzeo qualora ce ne fosse bisogno, ma Mazzeo rimane probabilmente la prima punta che utilizzerà Stroppa. Poi comunque forte personalità, smista anche i palloni, Mazzeo sto parlando, torna anche indietro, poi insieme a Padovan, due partite, due gol. Io riporrei la fiducia su questo ragazzo, su questo giovane appunto che si chiama Padovan. Certo, come ha detto anche Cristian, siamo ancora alla terza partita della stagione, è ancora troppo presto, però insomma aspetterei un pochettino e mi riserverei dei giudizi appunto più tardi. Per quanto riguarda la questione degli schemi, cioè sì, prima Valentino, Cristian hanno detto che c'è ancora molto del nostro vecchio allenatore. Io invece vedo che più si va avanti, più il gioco di Stroppa si incomincia a vedere, nel senso che comunque noi facciamo meno fraseggi in difesa, che ogni tanto nel campionato precedente pagavamo. Poi comunque più verticalizzazioni, più concretezze, quindi secondo me la mano di Stroppa c'è. Può darsi che poi Stroppa, a differenza del nostro vecchio allenatore, fa giocare, cioè fa fare anche una, batte molto sulla qualità fisica, cioè fa allenare i giocatori senza pallone per poterli potenziare, può darsi. No, io in realtà, lo diceva Cristian, io anch'io vedo le differenze. Per il mio gusto, io preferivo il calcio precedente, però nel senso questo porta risultati. Vabbè, anch'io vedo più verticalizzazioni, meno possesso palla, quindi meno gestione del pallone. Però appunto. Valentino, c'è Giuseppe che ritiene si possa anche trovare un'alternativa al nostro gioco sulle fasce, visto che prima avete toccato le differenze, diciamo più che le differenze, cerchiamo di capire qual è la personalità che mette in campo Stroppa rispetto allo scorso anno. Può avere senso quello di modificare il gioco sulle fasce? Secondo te, secondo voi? Sai cos'è? Ah, prego, Cristian. No, scusa, Manuel, modificare, non ho capito bene la domanda, modificare il gioco sulle fasce in che senso? Giuseppe dice, un'alternativa al tourbillon sulle fasce potrebbe essere la fantasia di Vacca, Mezzala e Gerbo, Sicurella o Agnelli in mezzo. Praticamente noi abbiamo sicuramente accelerato sulle due fasce e poi da lì abbiamo cercato di scardinare la difesa. Per un certo periodo della partita non ci siamo riusciti benissimo, poi dopo forse abbiamo recuperato. Può avere senso oppure è lì che dobbiamo insistere? No, secondo me il gioco è sempre quello che i ragazzi vengono da un retaggio, ripetiamo, cioè la mia visione, vengono da questo, sanno giocare così in campo, perché con De Zerbi sapevano giocare così e Stroppa giustamente non ha stravolto tutto questo bel giocattolo. Probabilmente in futuro Stroppa proverà anche altre cose, voglio sperare, io sono convinto, mi aspetto che Stroppa introduca degli schemi nuovi, ecco, ma solo per questo, che sicuramente faranno la differenza, perché poi alla fine il Foggia che abbiamo visto oggi, almeno che ho visto io oggi in campo, non è tanto diverso dal Foggia dell'anno scorso, dal Foggia che ormai conoscono tutti, solo per quello.
Sì. Allora, facciamo un ultimo giro, poi vediamo se riusciamo a fare un po' di sostituzioni. La formula di quest'anno della partita dei mitici prevede le sostituzioni a metà del tempo e cerchiamo di contenere il tutto in 30 minuti. Io l'ultima domanda, allora, a questo punto, visto che abbiamo parlato delle fasce, farei un parallelismo tra Sarno e Chirico. Allora, Chirico con Stroppa sembra essere quello che Sarno era per De Zerbi, cioè la vera punta di diamante sulla fascia. A me personalmente sembra che si sia un po' lui intestardito diventando il primo Sarno, cioè quello che non passava mai la palla, che tirava da tutte le parti. E sì, per quanto efficace, mi sembra che stia diventando un po' però un solista avulso da tutto il resto della squadra. Allora, volevo capire voi che ne pensavate. Su chi? Vai, su Chirico. Su Chirico. Manu, sì, praticamente per quanto riguarda, sì, ho visto in queste ultime tre partite sicuramente maggiori azioni, diciamo, personali, tende a concretizzare da solo, però può darsi che questo, che come diciamo Sarno e Angelo si conoscono a memoria, Chirico e Rubin non è che si conoscono, insomma serve ancora tempo per entrambi, forse di conseguenza e forse anche per questo che Chirico tende comunque a concretizzare più da solo. Certo, essere solisti, sì, effettivamente come diceva Valentino, qualcosa secondo me andrebbe vista. Sì, sì, più o meno ce la penso così anch'io, nel senso comunque Chirico a un certo punto non ha trovato né gli spazi né il suo gioco consueto, e quindi ha tentato un po' di più questa sera il tiro in porta da lontano, ma è anche vero che in quelle occasioni, con quel campo, forse i tiri da lontano sono anche buoni, insomma, se avesse segnato in questo momento staremmo parlando di un gol, cioè voglio dire, alla fine sono episodi che lasciano il tempo che trovano. Ha fatto bene secondo me a provare un gioco offensivo, anche perché forse Mazzio era un po' coperto, quindi non sapeva neanche verso l'ultimo a chi passarla. Allora, non lo so, c'è una che avevo avuto in generale, quindi. Non lo so, però tutto sommato lui, Vacca, Coletti per me hanno fatto una grande partita, cioè veramente grande, cioè Coletti anche, sì, l'ho visto preciso. Angelo anche impeccabile, Cristian. Angelo anche, come al solito, sì, non mi aspettavo qualcosa un po' di più di Angelo, però ha rischiato anche di segnare, quindi con quell'episodio forse ha cancellato quelli precedenti che aveva adesso dimenticato. Non richiamoci però quei passaggi anche di prima, quel passaggio di prima, sì, che ha fatto Angelo, che poi il portiere l'aveva intercettato, altrimenti sai che gol sarebbe uscito. All'inizio ha fatto un gioco che non mi è piaciuto tanto, però poi ha avuto qualche occasione che si è fatto trovare. No, vabbè, Angelo, niente da dire, però voglio dire, c'è qualcuno che ancora deve rodare, sta in rodaggio, e altri che invece si vede che conoscono gli schemi e li mettono in pratica abbastanza bene. Coletti dietro con una sicurezza. Vedo una bellissima maglia nuova per Eugenio da Amsterdam. Ciao Eugenio. Ciao Eugenio. Ci senti, Eugenio? L'audio. Noi non sentiamo te, sicuramente ci stai salutando. Un salutino sarebbe gradito. Non ti sentiamo, il tuo microfono non è collegato. Vediamo di risolvere un pochettino. Allora, vabbè, facciamo questo cambio allora. Eh sì, però assicuriamoci assicuriamoci anche che Eugenio sia collegato, però, Eugenio, devi provare un po' il microfono. Non va il microfono. Probabilmente nelle funzioni di Skype che devi lavorare un pochettino. Comunque ti teniamo qua e cerca di lavorare sul microfono. No, io volevo dire qualche cosa sul discorso di Chirico, visto Eugenio che ci hai visto che Valentino ce l'ha chiesto. Io credo che Chirico sia stato molto importante in questo inizio di stagione. Veramente è stato lui che ha messo in difficoltà le difese avversarie, insieme, soprattutto nelle prime due partite, o nella seconda partita, insieme a Mazzeo. Perché fa un gran movimento. Poi lo capisco che a volte noi il confine fra fare tanto movimento ed essere innamorati del pallone è molto sottile,
però in queste tre partite è stato determinante in tutte e tre è stato determinante nel creare occasioni in qualche maniera nelle nostre tre vittorie, almeno io la vedo in questi termini. Certo, un punto di vista, insomma, non era... Tu non sei d'accordissimo? Sì, no, io mi sembra un po' intestardito col pallone, ecco, però non è, può essere un mio punto di vista. La vedo male io, insomma, non è... Va bene. Allora, Eugenio, hai risolto con il microfono? No. 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 Non ti sentiamo. Io a questo punto andrei avanti. Però andiamo avanti lo stesso e stiamo cercando di... Vabbè, allora senti, vedi se riesci a fare qualcosa perché e magari ti richiamiamo, ok? Perfetto, va bene. Allora, intanto stiamo cercando di avere Eugenio, vediamo se Eugenio... Eugenio, ci sei? Eugenio c'è? Se magari ci chiudi l'audio? Ci sei, Eugenio? Vincenzo? Anche Vincenzo, ecco Vincenzo. L'audio. E che sei che... ti vediamo. Pronto. Oh, ci sei, dai. Ci sei. Allora. Buonasera. Allora, Vincenzo, dai, faccio vedere un commento alla partita, intanto per come introduzione. Io intanto vi ho seguiti, quindi sono d'accordo su tutto quello che avete detto finora. Oggi abbiamo vinto in scioltezza, cioè, non c'era squadra avversaria, secondo me. Cioè, abbiamo affondato il coltello nel burro quando abbiamo deciso di fare gol, quindi... Ma non è che queste cose si dicono quando gli altri perdono? Non ho capito, scusa. Queste cose si dicono quando gli altri perdono, cioè gli altri perdono vuol dire che... Sì, ma insomma una squadra avversaria non mi è sembrata così, insomma, all'altezza di una squadra di terza categoria, ecco. Almeno è stata la mia impressione. Abbiamo visto un Foggia diverso, con degli schemi, diciamo, diversi, un gioco diverso. A me piace, è molto, molto più cinico, verticalizzazioni importanti, meno possesso palla. Qualcuno può anche non piacere questo tipo di gioco, però, diciamo, ad oggi ci ha portato 9 punti, quindi voglio dire, tutto sommato va bene. E nonostante gli sforzi della difesa, alla fine non sono riusciti a segnare per la prima assolutamente volta. Sì, certo. Svarione difensivo purtroppo ce lo concediamo sempre, però ecco, mi è sembrata una squadra quadrata. Mazzeo, un ottimo giocatore, secondo me un'ottima scelta. Chiricò praticamente ha fatto tutto quello che voleva sulla sua fascia. Ha oscurato secondo me anche Rubin e niente. Poi volevo chiedere a tutti quanti il fatto che adesso, complice l'infortunio di Martinelli, in pratica Coletti ha ricominciato da dove avevamo finito, no? Quindi fa il difensore centrale, secondo me sta giocando forse anche meglio di come giocava prima. E adesso che si fa? Quando sarà disponibile Martinelli? Ci sarà un'alternanza? O Coletti? Che Coletti poi è anche uno che costruisce gioco, cioè, gioca anche più sul lancio adesso con Stroppa. Come si sbroglia sta matassa? Sì. No, secondo me il mister è stato chiaro anche nell'ultima conferenza stampa che c'è stata di presentazione della partita. Squadra che vince non si cambia. Quindi secondo me vedremo continuare a giocare Coletti fin quando, insomma, la situazione non cambia, anche perché Coletti in tutto sommato si sta difendendo bene, costruisce bene partendo da dietro, quindi ha imparato, diciamo, tra virgolette, la sua posizione, quindi secondo me Stroppa continuerà con la formazione che ha visto stasera, insomma, che è entrata stasera in campo. Beh, c'è un commento che ci viene richiesto su Angelo, c'è Tiki Gol che dice: mi ha dato fastidio che nel finale Angelo stava molto avanti e non tornava e abbiamo avuto un po' di difficoltà. Angelo, io ho notato nel primo tempo qualche palla l'ha persa, è casuale?
E chi è la domanda? Che ne so, chi vuole rispondere? No, Angelo, non lo so, la prima volta, sì, io anch'io ho visto che ha perso in un paio di azioni la palla, ma probabilmente ha anche sbagliato qualche passaggio lì avanti, e probabilmente non è ancora nel pieno della sua forma. Invece Tiki Gol diceva un'altra cosa, se non ho capito male, che ha giocato gli ultimi minuti, sì. Ma prima o dopo la botta che ha preso? Perché io mi ricordo che ha preso una bella botta, è rimasto fermo, secondo me si è pure fatto abbastanza male, Angelo. Quindi Angelo, attenzione, perché è fondamentale, ha un ruolo fondamentale su quella fascia. Probabilmente il sostituto c'è, ancora non ho capito chi è di Angelo, però sinceramente finché gioca così a me va bene, cioè, finché è in crescita, voglio dire, non è che sta giocando pure malissimo, secondo me, ma con sta giocando malissimo. Il gioco fa che fa Angelo, signori, non dimentichiamoci che con tutte le azioni più belle, cioè tutti i gol, quasi gol partono sempre da Angelo, cioè, non è che è un giocatore qualsiasi. Certo. No, nel senso, ci possono essere dei momenti in cui stai leggermente fuori forma e non dai il massimo. No, soprattutto Angelo, è, a differenza di Rubin, è uno che spinge su tutte le azioni, quindi a volte rientrare, magari in qualche paghiamo dazio sul fatto che spesso non riesce a rientrare in tempo. Posso vivacizzare questa puntata, gli ultimi 5 minuti, io sto tenendo d'occhio il cronometro, con una provocazione. Primi in classifica, 3 vittorie consecutive, abbiamo segnato 8 gol. Se non ci stiamo entusiasmando troppo poco. Cioè, tu lo stai chiedendo Biagio a una squadra che sta circa 19 anni che sta tentando di salire in serie B. È normale che 18. Si viaggia sempre, no, dopo 19 anni di esperienza, no, e calci nel sedere, sempre di Cristian. L'anno scorso non è che eravamo al secondo o terzo anno, eravamo al 18esimo. Ora abbiamo un anno in più, siamo maggiorenni, abbiamo fatto la festa, siamo di Biagio anni. Comunque abbiamo tutti subito lo shock. Però ci abbiamo c'è stato questo shock estivo da cui ancora non ci siamo Brucia ancora. Brucia fa molto male. No, a me brucia più che altro quei gol strani che si bese Narciso. Io a quelli penso più che altro. Come si funziona? Ma riusciamo? C'è qualche cosa che aleggia dietro di noi. Non so se riuscite a vedere qui, ma c'è qualcosa che sta aleggiando dietro di noi sempre. La vedete? Che guardate bene l'immagine, non so se si riconosce, però. C'è qualcosa che aleggia, però mi sembra eccessivo. Cioè, abbiamo vinto, ci saremmo esaltati in maniera incredibile. Chi è Gattuso? Chi è? No, ma sai cos'è Biagio? Vi do un aiutino. Sai cos'è Biagio? Ti posso dire come la penso io, sinceramente. Se mi posso. Sì, cioè, certo. Se tu avessi vinto le prime 3 contro il Lecce, contro il Matera, contro il Catania, io sinceramente starei a 3.000. Però hai giocato contro delle squadre che sulla carta fino ad ora sono, diciamo, alla nostra portata. Certo, l'anno scorso avevamo giocato con la Paganese e è stata dura lì, è vero. La prima partita l'abbiamo fatta però a Pagani. Biagio, l'entusiasmo è reciproco, cioè anche la squadra non c'ha l'entusiasmo che c'era l'anno scorso. Tu guarda quando segnano. No? Giocano con 300 persone in campo. Sì, ma quando abbiamo segnato in trasferta, tutti hanno capito che adesso un attimo bisogna resettare e cominciare con i piedi di piombo, perché l'anno scorso si sono scottati tutti quanti, pure i giocatori, credo. Quindi quest'anno sarà un clima diverso. Secondo me, nemmeno se fossimo primi con 10 punti di stacco, ci sarebbe grosso entusiasmo. Allora, ultimi 3 minuti. Emiliano dice: a me dispiace per Gerbo, che anche quest'anno non avrà la giusta considerazione. Per me è un calciatore top per la categoria, ma a centrocampo sono 3 maglie e anche mister Stroppa vede Riverola, che fra l'altro ha segnato. Vede quinto, che notoriamente non è visto da tutti. Ma Matteo Boffa dice: il Lecce mi fa paura, tanta paura. Giuseppe riinterviene su quella cosa che avevamo detto prima: non c'è molto entusiasmo perché non c'è il capopopolo. Non c'è il capopopolo. 2 minuti e 14 per rispondere. Biagio, c'è Eugenio che è pronto. Eugenio è pronto, allora gli faccio fare un saluto perché sono agli ultimi minuti. Vediamo, eccolo qui, lo aggiungiamo. Sperando che possa intervenire.
e possa farsi sentire. Oh, non c'è dubbio che Zerbi era più capopopolo rispetto a Stroppa, ma giustamente pure Stroppa per un attimo non può percorrere esattamente il percorso del Zerbi, va a modo suo, c'è un carattere diverso e speriamo che a modo suo ci porti in Serie B, che dobbiamo fare più di così. Eugenio, ci sei? Eugenio, non ti sentiamo, niente, non c'è niente da fare, purtroppo non ti sentiamo, fa niente, ti teniamo buono per la prossima volta, tieni quella maglia, non la togliere perché ha portato bene, però rimani qui a questo punto, tanto siamo nell'ultimo minuto, quindi io ridarei la parola al conduttore per i saluti finali. Quindi adesso abbiamo questa doppia trasferta con l'infrasettimanale e qui probabilmente dopo queste due partite un attimo meglio si può delineare, anche perché sono due partite pure più impegnative, e quindi vediamo come ne usciamo la prossima domenica, quindi dove giocheremo di nuovo senza tifosi in casa fra due settimane col Taranto, e speriamo che poi gli altri giocano mercoledì, noi giochiamo giovedì, questa cosa non l'ho capito. No, c'era un problema tipo quello della festa patronale, cose del genere. Ah. Beh, non cambia granché, giochiamo poi. Però poi giocheremo di lunedì, non di domenica. No, io l'unica cosa che voglio chiedere in chiusura è se secondo voi in questa situazione che c'è stata, se l'assenza dei tifosi non è potuta essere invece proprio un fatto positivo per la squadra. Ok, risposte flash, partiamo da Cristian. No, secondo me il tifoso spinge la squadra, quindi era meglio che insomma che ci fosse il tifo a sospingere la squadra. Eccoci. La NASA, squilla, sento la NASA. Squilla. Va bene, niente, dai, allora io... Allora. Da primo in classifica ci possiamo salutare, ci diamo appuntamento alla prossima trasferta a Francavilla, spero insomma Francavilla a livello di prestigio e forse sotto Vibonese, quello che su squadre non devono pensarci nemmeno sulla carta, insomma, né sulla carta né sul campo, già che hanno l'onore di giocare contro il Foggia, insomma per loro è un buon risultato. Grazie a tutti, grazie a quelli che ci hanno seguito, che sono intervenuti e a quelli che ci seguiranno poi. Ciao Eugenio. Ciao a tutti. Ciao Eugenio. Ciao. Eugenio Silente. Ciao a tutti. Ciao.